è sempre qui. Sì, devo dire che ci sono momenti in cui sembra che la Coppa non possa mai partire e poi quasi miracolosamente riesce a partire comunque, e questo sta a significare che la Coppa ha delle capacità, ha una forza, io direi ha una magia che in certi casi difficili riesce a superare ogni difficoltà. È una specie di piccolo miracolo che avviene e che è avvenuto anche quest'anno, perché questo è un anno veramente molto critico per tutti, anche per la Coppa Interamnia. Come si fa in 42 edizioni a trovare sempre un qualcosa di nuovo, uno stimolo in più in una manifestazione che sembra avere sempre il solito canovaccio, e poi in realtà non è così, perché ogni inizio di luglio questa manifestazione è sempre nuova? Ma io credo perché i promotori di questa iniziativa sono animati da tanto entusiasmo, da tanta passione, credono in questo progetto, no? In questa iniziativa, e quindi la vogliono sempre rinnovata di anno in anno. Com'è bello ogni volta rivedere gente che viene da tanti anni e che soprattutto è il testimone più importante all'estero di questa manifestazione? Ma è bellissimo, sono quasi dei teramani di adozione, sono persone squisite, appassionate, che vengono qui, che amano la nostra città, amano la Coppa, amano il clima della Coppa, il clima che regna nella nostra città, nel territorio provinciale, e tornano ogni anno, e quando sanno che loro dicono noi veniamo comunque lo stesso. Ecco, ogni volta si parla della prossima edizione, perché quando l'edizione è in corso si sa già che si sta pensando alla prossima. Da un po' di tempo a questa parte è sempre più difficile pensare alla prossima, vero? Però c'è la possibilità di trovare una soluzione per la vita costante, continua di questa Coppa nel futuro? Lo diciamo ogni anno, la dobbiamo trovare questa forza, e credo che anche quest'anno forse abbiamo in prospettiva un qualcosa che ci consente di guardare al futuro. Perché dico questo? Perché abbiamo trovato qui in città un'amministrazione comunale rinnovata, con entusiasmo rinnovato, ma in più abbiamo anche un altro partner importante, l'Università degli Studi di Teramo, il cui magnifico rettore è animato da ottime intenzioni, vuole lanciare la Coppa, vuole lanciare la sua università, e noi con lui collaboreremo in un progetto forte che credo che possa dare, non so, un futuro diverso alla Coppa. Se non altro la Coppa si arricchisce anche in senso culturale, non che non lo sia stata finora, ma con nuovi spunti, nuove idee, io credo che si potrebbero fare ancora tante cose buone. Se Montaguti dovesse dare un premio a chi lavora in questa organizzazione, no? E in questa Coppa da 42 anni, e in 42 anni se ne sono succeduti tantissimi di collaboratori e di amici della Coppa, a chi lo darebbe? Ma lo darei a tutti quei nostri amici collaboratori che stanno nel nostro staff, che sono formidabili, hanno animati da una grande forza, grande volontà, grande coraggio, spregiudicati in tutte le situazioni, cioè vanno oltre i confini a volte, ma ce ne sono tanti, difficile fare dei nomi, ma non so, con noi abbiamo Fabrizio Quaranta che è stato quest'anno un eroe, ma con lui ci sono tanti altri che ci seguono e che affrontano i problemi giornalmente, e siamo molto grati, ma siamo ormai una famiglia compatta che, anche se durante l'anno non ci vediamo molto per mettere a punto le cose, poi ci si ritrova sempre all'ultimo momento a combattere proprio da veri eroi. Montaguti è anche quello che ha portato la palla a mano a terra, ma non soltanto dal punto di vista organizzativo di una stazione del genere, ma anche come lato tecnico, no? Come lato agonistico. Ecco, che ne pensa Montaguti della sua manifestazione sotto questo profilo? Ci sono segnali anche di un livello che probabilmente cerca di ritornare in alto? Sì, la pallamano teramana ha una sua grande tradizione, c'è tutta una sua storia ricca, non è solo la Coppa, sono anche le squadre che si sono espresse a vari livelli, giovanili, campionati maggiori. Io credo che tutta questa forza, questa potenzialità, questo patrimonio che noi abbiamo acquisito, umano diciamo, di giocatori, credo che bisognerebbe coinvolgerli tutti e fare un unico grosso blocco, una famiglia unita che è insieme, e portare avanti il discorso della pallamano. Anche con la federazione questo discorso è intavolato già da tempo, quest'anno c'è un segnale maggiore anche dal punto di vista del sostegno, no? All'iniziativa giovanile.
Sì, la nostra federazione, c'è stato un momento un po' difficile, adesso siamo in piena armonia. Questa sera sarebbe dovuto essere qui con noi il presidente Purromuto, ma ci farà visita nei prossimi giorni qui a Teramo. Anche con la federazione possiamo curare un po' meglio alcuni aspetti tecnici. Alludo per esempio alle squadre nazionali, che da qualche anno non ci sono più, ma per riqualificare il torneo è necessaria anche la presenza delle squadre nazionali. Prima di lasciarti ovviamente ai tuoi compiti in questa serata importante, un saluto particolare a chi ci segue da casa e che in questo momento ha vicino tutta la famiglia della Coppa Interamme. E abbiamo un nostro dirigente, un fondatore della Coppa, un eroe della Coppa, che è colpito da un brutto male, Antonio Forlini, e noi siamo in pena per lui, lo seguiamo e siamo emozionati perché sappiamo che lui adesso, anche se non può parlare, di fronte al monitor e sta seguendo anche lui la grande parata inaugurale. Grazie Gigi Montaudi, lo salutiamo anche noi, è una delle anime per le quali questa Coppa è riuscita a decollare nel corso degli anni e che riesce a mantenere dopo 42 anni ancora viva l'attenzione, ma soprattutto la curiosità e la partecipazione attorno a un evento che sicuramente porta Teramo in giro nel mondo. No, Rino, negli anni si è sempre parlato di questa Coppa, che probabilmente era molto più importante, lo è forse ancora, molto più importante fuori dai confini di questa città, soprattutto all'estero, dove diventa un appuntamento tradizionale che addirittura entra nel calendario delle ferie di molta gente che sa di avere questo appuntamento da seguire. E poi voglio ricordare a Fabrizio, che forse nella confusione non ci aveva sentito, che appunto parlando con Montaudi la possibilità ha definito eroe di questa 42esima edizione, perché evidentemente ecco, queste sono le figure che si formano poi in una emergenza quando c'è da organizzare questo tipo di manifestazioni. E così abbiamo anche l'occasione, perché Fabrizio continua a fare il lavoro che faceva Giorgio, Binchi, e quindi così lo salutiamo, perché Giorgio sicuramente da qualche parte la starà vedendo questa sera la grande parata inaugurale. E intanto abbiamo delle curiosità, Roberto, anche su questo gruppo che si sta esibendo, che poi sono quelli che io ho intervistato per il TG l'altro giorno, è l'Istituto Episcopal San Cristobal di Panama. Adesso Fabrizio Quaranta ci racconta come li ha conosciuti, ed era proprio insieme a Giorgio Binchi quella volta, eravate in viaggio in Costa Rica. Sì, no, vabbè, nel senso la loro presenza a Teramo è ultraventennale, no, raccontavo l'episodio che un viaggio nel Costa Rica dove eravamo in visita da delegazioni che ospiti a Teramo, quindi c'è uno, perché appunto il torneo mi ha dato la possibilità sin da ragazzo di viaggiare in tutto il mondo. L'episodio mi sono ritrovato nel San Marco di Tarrazzo insieme a Giorgio e incontrammo Fernando, il capo delegazione del gruppo di Panama a San Marco di Tarrazzo, che è un piccolo paese del Costa Rica, e quindi lo incontrammo lì e ogni anno ci rincontriamo qui a Teramo e insomma come tanti altri amici che appunto da tanti anni vengono a Teramo e è quasi un appuntamento fisso per tante persone. E ricordiamolo poi, perché sì, è vero che la Coppa Interamnia, che si fa da 42 anni, è un grandissimo torneo, il più grande a livello giovanile di pallamano, però insomma travalica un po', no, il sentimento e l'importanza di questa manifestazione, il dato meramente sportivo, perché in effetti sempre più negli anni è diventato un fenomeno socioculturale importantissimo. Due parole proprio sull'Istituto Episcopal San Cristobal di Panama, perché sono considerati, come si legge nella brochure della Coppa Interamnia, gli ambasciatori culturali di Panama in America. In nazioni quali Costa Rica, Messico e Stati Uniti, per la prima volta in Europa rappresenteranno il loro paese all'Interamnia World Cup questi musicisti, perché invece i giocatori sono sempre venuti. E loro davvero sono presenti e questa sera curano questa esibizione, dopo l'esibizione del gruppo tibetano, e poi comincerà la grande parata inaugurale. Parata inaugurale che porterà a sfilare almeno 35 rappresentative di delegazioni direttamente sul percorso che si sviluppa da Viale Mazzini fino a Piazza Centrale, dove c'è il campo centrale della Coppa Interamnia, in questa splendida scenografia della cattedrale e del punto centrale della città. Parlando proprio di Coppa, come al solito in tante edizioni, i numeri sono quelli che poi attraggono e fanno la realtà di questa grande manifestazione.
manifestazione. I paesi partecipanti in questa edizione sono in questo momento 24, come giustamente si suggerisce anche Fabrizio 40, le squadre iscritte sono 64 e che hanno partecipano alla fase preliminare, cioè quella che poi porterà alla selezione delle formazioni che arriveranno alle semifinali e alle finali, sono 140, delle quali 55 sono le femminili, 85 quelle maschili, 18 squadre over 18 e ben 122 under 18. Ovviamente stiamo parlando di dati importanti per un torneo giovanile. Le categorie nelle quali queste formazioni si misurano sono 10, i gironi della fase eliminatoria sono 22, ci sono due aree usate nel torneo con 9 campi e ben 381 partite saranno disputate poi alla fine in questo campionato. Ovviamente stiamo parlando del mondo, stiamo parlando di Teramo protagonista in questa settimana per quel che riguarda il mondo, a livello non soltanto di pallamano sportivo ma come evento che riesce ad organizzare e ad attrarre qui una fetta di globo. Ne parliamo ovviamente con il sindaco, che è Maurizio Brucchi, che ci ha raggiunto qui in postazione anche grazie a Teleponte con questa diretta questa sera. Solo per fare un esempio, noi siamo in diretta streaming mondiale perché sul sito di Teleponte www.teleponte.it per molte famiglie di ragazzi che partecipano a questa manifestazione che non sono potuti essere a Teramo c'è la possibilità di seguirli, magari di vederli in questa sfilata inaugurale. Beh, sindaco di una città che è al centro del mondo in questo momento, è una cosa che questa sera probabilmente la inorgoglisce. Ma sicuramente sì, io riflettevo oggi pomeriggio alle 6:30 nella presentazione che c'è stata della Coppa con tutte le varie nazioni, che davvero questa è una manifestazione unica al mondo, una manifestazione che mette insieme tanti paesi, tante culture, tante religioni, tanti governi di politici che magari in altre situazioni, in altri momenti non diciamo nemmeno... Stato da una delegazione della rappresentanza ungherese e tu ci siamo chiesti come mai in questo incontro tra di loro. Adesso spieghiamo cosa è successo, è una cosa anche abbastanza toccante e significativa perché dimostra appunto qual è il legame con queste squadre con Teramo, mentre noi stiamo guardando l'ingresso della delegazione di Panama con la allegra banda che abbiamo detto della scuola di cui parlavi tu, la scuola episcopale. La delegazione ungherese è andata a chiedere la cortesia al sindaco di Teramo se adesso nel suo discorso introduttivo di saluto alle squadre può ricordare il loro personale saluto ad Alfonso Di Patrizio, al quale erano molto legati e che vogliono salutare attraverso le parole del sindaco, proprio perché erano molto legati ad Alfonso, perché era un amico della Coppa e avevano conosciuto proprio in questa manifestazione. Davvero bello. Intanto la scuola episcopale di San Cristobal di Panama, che prima le abbiamo viste all'inizio di questa nostra diretta esibirsi in piazza, e adesso li vediamo nello splendore dei loro costumi. Sono 25 musicisti e una delegazione composta da 37 persone, strumenti a fiato, ottoni e una tipica banda, questa panamense di San Cristobal. E la piazza ormai è quasi tutta piena, non so quante delegazioni manchino ancora alla grande parata inaugurale che stiamo seguendo ormai dalle 21 insieme in diretta